Sì, a me questo tricolore, questa urna che porta la terra di Russia mi crea una profonda commozione e quindi le mie parole forse non saranno adatte alla serata. Nikolaevka, 21 gennaio 1943. E chi oggi ricorda ancora quel doloroso e lontano giorno? Certamente noi alpini e molti che hanno il nostro sentire, come lo testimonia la vostra numerosa presenza qui questa sera. Sì, come ho detto, noi alpini, a giudicare dei piccoli santuari, delle piccole chiese, dei monumenti che sorgono numerosi nelle nostre valli e nei paesi piccoli o grandi che ornano le nostre montagne e davanti ai quali, soprattutto in questi giorni, ci si riunisce per un'accorata e mesta preghiera. E con noi certamente lo ricordano i figli, i nipoti, gli amici di quelli che quel giorno hanno vissuto e che vogliono avere memoria, così come si ha memoria di una cara persona che ci ha lasciato e che ha vissuto vicino a noi, così come abbiamo memoria di loro ai quali si è voluto bene e al cui ricordo più umidi si fanno gli occhi e più acuto il tormento di averli perduti. E poi lo ricordano sicuramente in modo diverso quei pochi che ne sono stati protagonisti e che oggi sono ancora in vita e che più delle volte non ne vogliono parlare per quel dignitoso riserbo che hanno i vecchi soldati, forse perché il raccontarne renderebbe più profonda l'angoscia dei tanti compagni lasciati sulla neve e più vivo si farebbe risentire il dolore su quelle ferite delle quali si portano in corpo le cicatrici che oggi quasi più non si vedono, scolorite come sono dagli molti anni vissuti. Ma se voi li osservate, questi vecchi, mentre magari davanti a un camino guardano la fiamma o da dietro i vetri di una stanza calda vedono la neve staccarsi da un cielo nebbioso, ecco, se voi li osservate, vi pare che il loro sguardo abbia qualcosa di diverso, che il loro semplice dire sia pervaso da un profondo turbamento. Forse perché in quel momento par loro di ritrovarsi a percorrere, come in quel lontano mese di agosto del 1942, dopo essere scesi dalle tradotte, quella piste della steppa russa assolate dal quale al loro passaggio si alzava una nube di polvere che oscurava il cielo e che si impastava col sudore loro e con quello dei muli, ma loro camminavano e guardavano lontano perché pensavano di vedere da un momento all'altro comparire all'orizzonte il profilo dei monti del Caucaso, perché là la radioscarpa dicevano che gli alpini dovevano andare, ma invece d'improvviso il battaglione Vastone e il Valchiese furono caricati sui camion e portati il 1° settembre su quelle alture coperte di girasoli a respingere un violento attacco russo
e molti di loro a morire. E poi camminare ancora su quelle piste in autunno divenute di fango e di cielo col cadere della prima neve e infine sbattuti sulle rive di quel grande fiume gelato Don, il Don a scavare buche per ripararsi dal gelo dell'inverno e a respingere i continui attacchi dei russi che stavano sull'altra riva del fiume a non più di 100 metri, attacchi che erano cominciati verso la metà di dicembre e continuati fino al 17 gennaio, quando, avendo ceduto sullo schieramento da una parte i tedeschi e dall'altro gli ungheresi, al corpo d'armata alpino che non aveva ceduto ma che si era trovato circondato troppo tardi, il comando tedesco aveva dato la possibilità di ripiegare. Avevano così dovuto camminare ancora per 400 chilometri nella neve, sostenere 11 sanguinosi combattimenti con morti, feriti, congelato, l'ultimo dei quali fu appunto quello di Nikolaevka. Si camminava, si combatteva, si moriva, si trascinavano su mezzi di fortuna quando si poteva gli amici feriti o congelati. Forse pare a questi vecchi che ancora sopravvivono di vedere il giorno di Nikolaevka, di vedere quell'insubirabile terrapieno che nascondeva le case del villaggio, quei prati di neve che degradavano verso il paese con molti, moltissimi punti neri che erano poi i corpi degli alpini e non alpini caduti nei vari attacchi. E poi ricordano forse quel sottopassaggio battuto continuamente dalle artiglierie russe, dalle catusce, dalle mitragliatrici e poi ricordano ancora quelle due chiese che alla sera, alla fine della battaglia, quando il paese era stato conquistato, sarebbero state ripiene di dolore come ogni altro ripero di feriti, di congelati, mentre fuori un lieve vento di tramontana aveva sollevato un nevischio che copriva il corpo dei caduti. Russi, tedeschi, italiani, ungheresi, sotto quella coltre di neve, erano tutti uguali e parevano essere diventati fratelli. Cronaca questa di una guerra ormai lontana, della quale resta in noi viva la memoria. Memoria e passato dolore che vogliamo far sapere soprattutto ai giovani, affinché, avendone una migliore conoscenza, possa tornare in loro, ove si fosse perduto, quel sentimento che crea pietà per la sorte comune, quel vincolo d'amore che unisce tutti gli uomini, quel desiderio di ben operare chi meno avuto dalla sorte. Un giorno il mio vecchio amico Rigoni, scomparso 2 anni fa, in uno dei suoi racconti ebbe a scrivere: un giorno abbiamo avuto fame, patito il freddo e rimasti in pochi. Oggi le nostre case sono calde, le nostre tavole ripiene di ogni cosa, ma ricordiamoci che questo è stato. E io vorrei aggiungere, sì, ricordiamolo ai nostri figli
perché loro, quando sarà il momento, lo raccontano ai loro figli e ai figli dei loro figli, se vogliamo che queste follie non abbiano più a ripetersi. Ma molti forse questo giorno non dice nulla, così poco ne parlano i libri di storia nelle scuole, così poco ne parlano le televisioni e i giornali, e a giudicare anche quanti indifferenti passano davanti a questi monumenti, a quelle testimonianze, tanto oggi è l'oblio di quel lontano dolore. Ma chi ricorda o che conosce oggi l'eroico comportamento del capitano Grandi, che mortalmente ferito a Nikolaevka aveva voluto davanti i suoi alpini, aveva loro detto: ma non fate quelle facce da funerale, cantatemi invece il testamento del capitano. Chi conosce la storia oggi del mio sergente maggiore Minelli, che mandava a casa i soldi della Deca perché voleva che sua moglie, che attendeva un bimbo, lo andasse a ricevere alla stazione con un vestito bianco. Ma Minelli, gravemente ferito, è rimasto sulle nevi di Nikolaevka, e Arrigoni, che gli era vicino, gli aveva detto: Mario, ti raccomando il Meschet, che in italiano vuol dire ti raccomando il mio figlio. Chi ricorda oggi il valoroso comandante della 50ª compagnia di cui facevo parte, il capitano Signori, decorato di ben 3 medaglie d'argento, che prima di lasciarmi, anche lui ferito gravemente, all'ospedale di Kharkov, mi aveva detto: beh, quando torniamo in Italia, vieni a trovarmi in Bastagna. Bastagna è un piccolo paese ai piedi dell'altipiano d'Asiago. Io sono tornato in Bastagna, sì, ma 50 anni dopo, a onorare i miseri resti che erano tornati in patria. Chi ricorda ancora il tenente Sarpi, Silvio Sarpi di Catania, che aveva il suo caposaldo vicino al mio e che è morto durante un attacco l'ultimo giorno dell'anno. Silvio Sarpi, che in quell'inferno di neve piaceva tanto parlarmi di barche, di pesca, e che sognava di tornare con molta nostalgia alle acque placide del suo mare. Chi ricorda ancora il colonnello Signorini, comandante del 6° Alpini, che passando in rassegna alla fine del ripiegamento i pochi resti del suo reggimento, vedendoli rimasti così in pochi, morì di crepacuore? Dimenticate sono oggi anche, e dimenticato ancora oggi, il dolore di quelle madri che per anni attesero con la speranza di veder comparire da un momento all'altro il loro figliolo sull'uscio di casa, il loro figliolo dato per disperso e che non sarebbe più tornato. Chi ricorda oggi i tanti altri ai quali non si è potuto dare un nome, che hanno lasciato là nella steppa la loro esuberante giovinezza e sognavano certamente un mondo migliore, forse in molte cose diverso da quello, un mondo non avvelenato dall'odio e dal rancore di alcuni personaggi che per noi, che abbiamo ancora dentro il grande dolore dei tanti amici perduti,
per dare giustizia, libertà di pensiero e di costume per noi. Non hanno il diritto di chiamarsi italiani né di volgersi verso il tricolore. Di quei giorni sono rimaste solo sfocate immagini fotografiche, qualche disegno da parte di chi li aveva vissuti o da coloro che ne avevano sentito parlare. Ma in noi resta sempre tenero il ricordo, così come resta il ricordo del segno di croce e della benedizione che ebbe a darci l'amato Don Carlo Gnocchi, allora cappellano della divisione trentina, quel giorno a Podgornoje, prima che iniziasse la dolorosa tragedia del ripiegamento. Benedizione e segno della croce che, come ebbe a dire anche Mario Riconi Stern, ci siamo portati e ci ha accompagnato per tutta la vita. È trascorso da poco Natale, che quest'anno per noi è stato un Natale sereno, ma noi vecchi, quando torna Natale, quando tornano questi giorni, abbiamo sempre molta malinconia e tristezza, perché, come ebbe a dire il mio caro e vecchio amico Prisco, non vi sono stati né vi saranno più Natali per noi come quello del 42-43. Ogni anno noi siamo là su quella neve a chiamare i nostri fratelli e a dire una mesta preghiera per le loro anime. E allora io questa sera volevo chiudere il mio dire dicendo una preghiera per tanti miei compagni che non sono tornati e al quale ha dato questa sera la benedizione. Questa è una preghiera che ebbe a scrivere molti anni al suono e che fu recitata per la prima volta alla Santa Messa celebrata nel 1954 dal Beato Padre Don Carlo Gnocchi per l'inaugurazione di un piccolo santuario innalzato dagli alpini sulla sommità del Monte Orfano che sovrasta il piccolo paese di Cologne dove io vivo, perché lì vivevano gli alpini che, quando ero stato gravemente ferito in Nikolaevka, mi avevano portato a casa. La Madonnina del Monte, di tra le nubi e dalle bianche cime scese la Madonnina al nostro monte e la portò lo spirito di quelli che sul cammin lasciammo del ritorno, ve l'ha condotta l'anima del vento, che tenne in sé il pianto e la preghiera di quanti a lei si volsero chiedendo l'ultimo bacio e l'ultimo conforto. L'hanno bagnata lacrime silenti di madre affrante dal dolore oppresso che, nell'angoscia di una vuota attesa, in lei cercarono l'ultima speranza. L'hanno innalzata sulle verdi alture, le braccia scarne e il cuore d'uomini forti, che nella steppe desolate e fredde il testamento accolsero dei morti. O tu, che sei lassù e tutto vedi, proteggici dai mali di ogni giorno. Veglia su quanti nei lontani inverni abbiamo lasciato in quelle terre ostili e nel silenzio delle notti, quando il cielo immenso, carico di stelle, fa d'arco al monte e illumina il tuo viso, scendi tra noi e ascolta le preghiere di quanti qui ti posi la custodia di questa umanità che nel tuo cuore sollievo
alle sue pene va cercando. Grazie.